Vorrei invitare qui il prossimo relatore, che è il professore Spaggiari. Giusto una breve presentazione. Sì, perché lei è laureato in fisica e laureato in medicina. Diciamo una doppia laurea estremamente impegnativa, entrambe. È stato assistente alla presidenza del CNR e direttore generale di diverse aziende ospedaliere dell'Italia settentrionale. Nell'ottobre del 2007 viene insignito della laurea honoris causa dell'Università di Odessa a motivo delle sue ricerche, sperimentazioni e risultati nell'impiego di campi elettromagnetici ultradeboli per la terapia di alcune patologie. E dal 1 gennaio 2011 svolge attività libero professionale come medico, ricercatore e consulente presso i ministeri ed altri enti della salute. Ci aiuterà ovviamente con la sua relazione ad entrare di più nella fisica quantistica applicata alla medicina. Grazie. Allora, grazie. Grazie soprattutto perché questo convegno è stato dedicato ad Emilio Del Giudice. Io sono stato quel direttore generale che negli ultimi anni della sua vita, esattamente 10, ha voluto Emilio De Giudice inserito nella commissione regionale sulle medicine non convenzionali, tra ovviamente critiche, atteggiamenti contrari. Perché? Perché un fisico, e voi l'avete sentito nella relazione brillante che ha fatto il mio collega fisico, parla un linguaggio diverso e noi medici parliamo un linguaggio diverso rispetto ai fisici. Se io come fisico avessi fatto i miei primari discorsi su medicina quantistica facendo il fisico, mi avrebbero respinto. Ma che cosa ho fatto io? Ho fatto il medico che ha introdotto dei concetti di fisica che sono di fondamentale importanza. Quindi io sono qui per ricordare Emilio De Giudice, che è stato un maestro, è stato uno scienziato, è stato un professore universitario dell'Università di Milano, così come è stato preparata. E quindi il vanto per me è quello che ha seguito tutto ciò che Emilio Del Giudice ha dato nell'interno della medicina nostra. Certo, non è facile, anche perché i concetti espressi dai miei amici relatori sono concetti che stravolgono i concetti della medicina. I concetti della medicina si basano tutti su rapporti biochimici. Guardate bene che sono sacrosanti. Ma chi ti dice come fa a fare una reazione da qui fino là? Come fa a incastrare le molecole che vanno e si incontrano? Ma chi c'è? Gesù Cristo, il regista. Miliardi di persone che sono nella Terra non può essere un regista che sei potentissimo, non può controllare le relazioni che sono tantissime. E allora ci deve essere qualche cosa che i biochimici non sapevano, qualche cosa che i biologi non sapevano, è che il ruolo dell'acqua di cui hanno parlato molti, e il ruolo dell'acqua gioca davvero un ruolo fondamentale. Perché? Perché il segreto di tutto è che nell'acqua si genera un campo elettromagnetico. E nel campo elettromagnetico che cosa fa? Fa oscilla, ovviamente voi sapete che il campo magnetico è caratterizzato dal fatto che c'è una frequenza di oscillazione. E che cosa fa?
se la frequenza di oscillazione del campo magnetico generato dall'acqua è circa uguale, dico circa, perché adesso vi spiegherò da fisico, ma è inutile che faccio una lezione di fisica. Se la frequenza di oscillazione del campo magnetico dell'acqua è circa uguale alla frequenza di due molecole che oscillano con la stessa frequenza, la forza di attrazione diventa incredibile. Ecco, op, si uniscono. E poi, allora succede solo qualche nuova. Allora succede solo quella reazione lì. No, perché non succede solo quella reazione lì? Perché nel momento in cui la molecola A incontra la molecola Z, formano un complesso AZ. Il complesso AZ fornisce energia, i processi generano energia. E quindi cosa fanno? Cambiano la frequenza dell'acqua. Quindi l'acqua che oscillava in questo modo ha preso A e Z, adesso oscilla così. E quindi è in grado di attirare nuove molecole che oscillano con la frequenza. Ah, caspita! Allora abbiamo scoperto una cosa. Il concetto che io ho detto è un concetto in cui l'attrazione tra le molecole avviene per risonanza. E allora io ho portato strumenti. Non so il livello, allora vengo qui, li ho portati da Milano, li conoscete tutti voi questi, Adesso tolgo questo qui. Questo è un diapason, ovvero una forchetta, vedete? C'ha due braccia, eccoli qua. Lo metto dentro questo cassa, chiamiamola di risonanza, per farvi sentire bene le cose che succedono. Ho portato un martelletto e guardate un po' cosa mi diverto a fare. Attenzione. Eccito il primo diapason, lo bado, lo blocco. Guarda un po' cosa è successo. Io ho eccitato questo e si mette a suonare questo. E che succede? Cos'è sta roba? Stregoneria? È stregoneria, certo. No, non è stregoneria. È che i due sistemi che io ho portato sono esattamente identici, sono fatti dello stesso materiale. Ho eccitato uno, ho bloccato l'eccitazione di uno e si è messo a suonare l'altro. Questo concetto si chiama risonanza. Ah, bene, questa è una risonanza meccanica. Vuol dire che tra i due diapason c'è aria, chiaro, lo vedono tutti che c'è aria, e questo vibra, questi materassini d'aria fanno vibrare questo. È facile, d'accordo. No, ma io voglio essere più complicato. Ho portato questo strumento. Cos'è sto strumento? È quello che voi avete sempre in casa vostra, è una radio. Allora io adesso mi diverto, accendo la radio. Perché a secondo che io
vario la sintonia e riesco a cantare un'onda e che mi ho fatto sentire. Ma poi ho girato la sintonia e ho beccato un'altra. E poi, cioè, come si chiama questo sistema? Sistema risonante sulle onde elettromagnetiche, che sono un caos, ce ne sono un fottio qui dentro. E quello è stato in grado di captare la prima, la seconda, la terza, l'ennesima. Ma io non ci riesco. Questo concetto si chiama, come vi ho detto, di risonanza. E allora non vi faccio vedere il circuito della risonanza, ma devo dirvi che il circuito della risonanza non è altro che, state attenti, un filo avvolto che si chiama bobina, collegato con una doppia piastra che si chiama condensatore, e nella radiolina io giro e faccio cambiare il valore del condensatore, e siccome la frequenza dipende da L, misura della bobina, C, misura del condensatore, ogni volta che io cambio C, cambio la frequenza e quindi becco la prima, la seconda, la terza, la quarta. Ah, bravo! Ottimo! Allora, a questo punto, cosa succede in noi? Ah, ho fatto medicina, ho studiato un po', mi sono laureato e non ho avuto il coraggio di dire al mio professore di biochimica, che non avevo capito come mai tutte queste molecole si incontravano così, nel momento giusto, al tempo giusto, per fare la reazione giusta. Probabilmente se avessi posto questo quesito mi avrei bruciato. Ma siccome sono furbo, ho fatto finta di niente. Ma nel DNA, doppia elica, collegata da proteine, bene, ma il DNA che cos'è dal punto di vista biofisico? Ve lo dico io che cos'è. È un circuito oscillante, ovvero un circuito equivalente al circuito che c'è qui dentro. Ah, interessante. Allora vuol dire, guardate un po', vi ho detto che lì dentro c'è un circuito oscillante formato da un filo avvolto più una doppia piastra. E se io adesso tiro questa roba qui, tiro così, guardate, seguitemi, io sono la bobina, le mie balance sono le due armature del condensatore. Guarda cosa faccio, guarda, che cosa ho fatto? Ho fatto un'antenna. Allora, il filo di ricezione di un sistema di ricezione o di trasmissione non è fatto altro che attraverso un circuito oscillante che si chiama antenna. E io sono un DNA, e certo che sono un DNA, ce l'ho da tutte le parti, tutte le cellule. Quindi sono un sistema di ricezione, di trasmissione e ricezione. Qualcheduno dice, orco, questo qui ci prende in giro. Adesso vi faccio vedere che non vi prende in giro. Lì dentro ci sono un sacco di slides. Questa mattina molti di voi, lo psicologo, il secondo psicologo, hanno parlato del cuore e hanno parlato del cervello. Allora, vai, allora io ho detto, adesso vi stupisco. Perché vi stupisco? Perché mi sono divertito a fare un elettrocardiogramma, eccolo qua, guarda qua. Ecco. Ovviamente non ho fatto
non ho messo tutti gli elettroni sul torace, perché queste due terminazioni sono sufficienti per fare il discorso che vi faccio. Guardate, che cos'è quella roba che il cardiologo fa mettendovi due elettroni sul cuore? Attenzione, che uso una parola importante. Il cuore è l'andamento di un pennino su un registratore che misura la corrente, ecco il termine giusto, la corrente del cuore. Allora tutti noi siamo d'accordo che il cuore mio, vostro, emette corrente. È la lingua, ma che meraviglia, fa un picco grande, va giù, fa un pezzo negativo, poi ritorna, op, fa la stessa roba. E sulla base, badate bene, sulla base della forma del picco, dell'ampiezza del picco, della frequenza, ovvero la successione dal primo picco al secondo, quella è la misura della frequenza, il cardiologo mi fa una diagnosi sul mio cuore, sul vostro cuore. Allora io da fisico cosa dico? Orco, ma che bello che ha fatto! Allora adesso ti faccio uno scherzo. Perché? Se il cuore emette corrente, sappiate che c'è una legge fondamentale della fisica, quindi non parlo di fisica quantistica, ma entro nella fisica quantistica, ogni qualvolta c'è la nascita di una corrente, guarda caso, produco un campo magnetico. E allora i discorsi dei miei colleghi cominciano ad avere senso. Perché? Perché scusa, allora adesso ti faccio il secondo scherzo. Ti misuro il campo magnetico generato dal cuore di questo collega che è qui davanti a me. Ecco, mi fai a misurarlo, dai, con tutti i rumori di fondo che hai, c'è il radiomicrofono, c'è il telefono, c'è la radio, c'avete tutti i telefoni in tasca. Come fai a fare la misura? Ci sono le lampadine accese. Hai ragione, non posso fare la misura del campo generato dal suo cuore, non posso. Ma allora adesso ti faccio questo scherzo, che è un scherzo molto importante. Seguitemi, perché qui sta tutto il discorso fatto dai miei colleghi che mi hanno preceduto. Tutto! E faccio la chiusura del cerchio. Perché? Perché se io adesso vi facessi una gabbia grande, una bella gabbia, tipo quella del canarino, ma molto grande. Dai, parto di qui, guarda. Parto di qui, tiro su una parete, chiudo qui, faccio la chiusura qui, poi qui c'è il buco, chiudo anche qui. Io sono fuori dalla gabbia. C'è uno strumento in grado di misurarmi il campo magnetico dentro la gabbia. Secondo voi quanto è? Zero. Non c'è campo magnetico. Nella gabbia del canarino, che si chiama gabbia di fame, non c'è campo magnetico, il campo magnetico è zero. Adesso per il mio collega lo invito, io sono sempre fuori. Scusi, vuole entrare? So che il suo cuore è quello lì, perché gli ho fatto l'elettrocardiogramma, guarda un po'. Io sono fuori, c'ho un rilevatore di campo magnetico, c'ho un registratore attaccato al rilevatore di campo magnetico, e che cosa ho visto? Questo l'ho scritto io, questo l'ho scritto io. Ho visto che l'andamento del magnetocardiogramma, che tutti dicevano questo qui deve essere matto, e invece i magnetocardiogrammi adesso sono in uso. Perché in Italia non ce l'abbiamo ancora? Perché costa caro. Ma se voi andate in alcuni paesi, in modo particolare gli Stati Uniti d'America, c'hanno i magneticardiogrammi. Guardate un po' la differenza, a parte quelle onde che sono lì, che sono ancora oggetto di studio, ma guardate i picchi come sono.
molto maggiore. Ma non so, non è questo che io voglio dirvi, ma voglio dirvi che il vostro cuore, il mio cuore, emette campo magnetico. Venite a pensare, ma scusa, io sono abituato a dire che il mio cuore è qua, che i miei vetri li metto qua. Ma se lui è lì e io sono qua e rilevo il suo cuore, vuol dire che il suo cuore radia. Ma mi pongo il problema di dire, ma allora dov'è il corpo del mio collega? È là? È qua? E se io tiro l'arco la carta di fare e arrivo fino qui, dov'è? Perché lo dicevo sempre. Allora comincio a capire che io posso influenzare il cuore di questo signore qua. Certo. Ma adesso, per completare il discorso, vado nel cervello. Vai avanti. Oh, guarda cosa ho fatto. Là ho fatto un elettroencefalogramma. Ho messo un sacco di elettrodi sulla testa. Ogni coppia di elettrodi mi dà quel segnale, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, eccetera. Allora anche qui dico, applico la legge della fisica, ogni volta che circola corrente, emetto il campo elettromagnetico. Legge fondamentale, non è una palla, ma questo qui ci viene a raccontare la favola. No. E allora ha detto faccio il magnetocardiogramma, faccio la stessa cosa, lo metto di là, io sono fuori, sono stavolta su frequenze diverse ovviamente, e vedo il magnetocardiogramma. E anche allora qui il suo cervello radia, il cuore radiava, il cervello radiava. Mi sono posto il problema. Ma è solo il cervello, è solo il cuore che irradiano o no? Perché il DNA presenta tutte le parti. Il DNA è un circuito oscillante, il DNA è un'antenna dal punto di vista fisico e quindi tutti gli organi irradiano. Adesso arrivo. Delle cose che noi pensavamo fossero vere e sacrosante. Ah, ecco, visto che ho parlato di Emil del Giudice, vi faccio un esempio. Se io vi prendo questa radiolina qui e dall'altra mano non posso perché ho anche il microfono prelungato, tra qua, alla destra c'ho il gatto e alla sinistra c'ho questo corpo. Apro le due mani, che cosa vedo? Che cadono tutti alla stessa velocità, certo, la legge fondamentale della fisica. Che differenza c'è tra la radio che ho fatto cadere e il gatto che ho fatto cadere? Che la radio arriva giù e rimane tal quale, se non la spacco, se non lo spaccare. E il gatto che arriva giù alla stessa velocità e arriva allo stesso punto, lì, nel terreno che fa? Miagola e scappa. Questa è la differenza tra la fisica classica e la fisica quantistica. Ovvero, nella fisica quantistica c'è sempre un'evoluzione. È sempre tutto in movimento. C'è lo scambio delle cose che ha detto il fisico, i domini di coerenza, non mi faccio un'attenzione. Io, è stato bravissimo lui. Non so quanti l'hanno capita, ma giustamente il mio collega giornalista ha detto ma se, io ho fatto fatica a capire queste cose qua, però qualcosa mi è rimasto in testa, che è fondamentale, perché noi qui
stiamo dicendo qualcosa che deve rimanere in testa, ma io cerco di tradurre in maniera semplice concetti che nascono dalla fisica quantistica e vanno nella medicina per dire che facciamo la medicina quantistica. Allora ci sono stati dei fisici, dei biologi che ritenevano, parlo di 50 anni fa, 60 anni fa, ritenevano che il DNA nostro fosse direttamente collegato al DNA della mamma e del padre e fosse qualche cosa di fondamentale importanza, perché il DNA esprime le caratteristiche dell'individuo, il colore, i capelli, l'altezza, la forma, eccetera. E per noi era un sacrosanto quel concetto. E poi è arrivato un biologo che ha detto, oh, guardate che mica vero, il DNA può essere modificato. Da cosa può essere modificato? Ah, da un sacco di cose. Quale sacco di cose? Dimmene. L'alimentazione, lo stress, la soddisfazione, l'insoddisfazione, l'inquinamento. L'inquinamento. Io e Emilio De Giudice abbiamo fatto una trasmissione per Rai 1. Lui era a Roma, alla sede centrale della Rai, e io ero a Milano. Il tema era che a Parigi, in una grandissima biblioteca di Parigi, hanno commutato il collegamento tra il computer, al posto di avere un collegamento via filo, hanno fatto il collegamento via Wi-Fi. Bellissimo Wi-Fi, scusa, non c'è più fili, è tutto pulito, guarda, eccolo lì, eccolo qua, collegato con Wi-Fi, tutti i vostri cose. È una cosa meravigliosa. Il problema nasce perché una signora dipendente di questa organizzazione comunale sta male. Sta male, va dal medico, fa tutto quello che deve fare il medico, gli esami perfetti. Ma guarda caso comincia a stare malandato ancora. Allora, il tema trattato da lei del giudice è: ma le onde elettromagnetiche possono indurre qualcosa di negativo? E certo, l'hanno dimostrato, perché stavano male. E cosa hanno dovuto rifare questa biblioteca? Hanno eliminato Wi-Fi e hanno ritirato i fili. Allora il tema era le onde elettromagnetiche, quindi caro Spaggiari, caro Gentili, non rompete le tasse e fanno male. Ah certo, quali però fanno male? Quelle che in qualche modo vanno a rovinare il sistema di equilibrio dei campi elettromagnetici interni generati da tutto ciò che è presente nell'organismo. In quel caso di fumare, certo. E allora, visto che siamo nell'epoca dell'epigenetica, è molto importante stare attento come il DNA può essere modificato. E certo. E allora? Come fai tu a vedere il DNA? Come cavolo si fa? Beh, ti dico subito che ad esempio il prelievo di capelli con la radice, ovviamente, è una memoria di tutto ciò che il corpo ha. Sì, no? Per i logati poi sono stati criticati. Ma era brutale, scusa, ma come fai a sapere se uno è logato?
Fammi fare la pipì, fai fare su un vasetto, io vado, prendo e faccio un esame chimico e vedo che, guarda caso, sono delle tracce di sostanze che non vanno bene. No, no, perché allora tu devi costringere una persona, devi costringere una persona a fare la pipì. E qui non si può. Scusa, la pipì la fanno tutti, non è che lo forzo a fare, prima o poi bastano due goccine e siamo a posto. No, la pipì non va bene. Va bene. Allora abbiamo pensato, prendiamo il cappello. Ma secondo voi, come faccio io a rilevare gli elementi che sono presenti nella banca dati del bulbo del cappello? Punto di domanda. E ragazzi, ve l'ho spiegato. Come ve l'ho spiegato? Non ho ben capito, fai la correlazione. Prendi i capelli, lo metti in un sistema risonante, quindi vi ho parlato di risonanza, meccanica, elettromagnetica e poi la risonanza nostra corporea. E quindi io sono in grado di captare le informazioni che arrivano dalla banca dati del cappello e a questo punto fare un'analisi molto veloce e immediata, quasi 10 minuti, la confronto con una banca dati incredibile che ha tutte le informazioni possibili e immaginabili di tutti i capelli del mondo e tiro fuori che tu c'hai metalli pesanti, che a te mancano le proteine, tu sai, c'hai un inquinamento del wifi piuttosto che da telefonino. Ecco cosa facciamo. Ma io voglio concludere, visto che sono partito da Emilio e termino con Emilio. Voi sapete cosa abbiamo fatto con Emilio del Giudice, Montagnier, Vitiello? Cosa abbiamo fatto? Ma chi ha pensato questa cosa è stato Montagnier, che è venuto tutto dalla nostra parte. Lui che era un Nobel, che ha preso perché ha inventato un sacco di belle cose. Ha fatto una virata incredibile. Cosa abbiamo fatto? Montagnier. Ragazzi, ho preso un tratto di DNA. E che ne hai fatto? L'ho messo in un recipiente. Questo, top. Il recipiente è avvolto da una spira, ovvero da una bobina. E che cosa ho visto? Ho visto che mettendo quegli elementi del DNA e allungandoli con l'acqua, ad una certa diluizione d'acqua, nascono segnali elettromagnetici. Cosa nascono? Segnali elettromagnetici. Il segnale elettromagnetico è un segnale continuo. Ma voi sapete che tutti i segnali continui possono essere tradotti in punti, ovvero la commutazione di un segnale che si chiama analogico, questo è il segnale analogico, in segnale digitale, ovvero l'identificazione dei punti che compongono il segnale analogico. Lo memorizzo nel computer, via internet lo trasferisco. E cosa abbiamo fatto noi? Vitiello in primis ha ripreso un bicchiere, ha avvolto il bicchiere con del filo, quindi ha formato una bobina, ha preso l'informazione che arrivava da Montagnier sul computer, l'ha attaccata alla bobina, ha messo i componenti del DNA, ha allungato l'acqua e ha riformato il DNA. Bene, viva Emilio del Giudice.
Grazie. Allora, da medico ti dico che veramente l'aver coltivato la laurea in medicina, oppure in fisica, la fisica, ah, sei nato fisico? Io sono nato fisico, mi sono laureato in medicina, saremo 10 in Italia, non c'è nessun medico che si è laureato in fisica. Quindi infatti anch'io non ho alcuna intenzione di farlo. Vorrei dire una frase di Albert Einstein, molto breve. Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati sulla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non c'è altra via. Questa non è filosofia, questa è fisica. Quantistica. Bravo. Un applauso. E poi giusto perché ho dimenticato di dire all'inizio, il titolo per me, no? Acqua e coscienza, sempre in onore a Emilio di Emilio del Giudice. Lui diceva questo: noi come numero di molecole, il nostro corpo è costituito come numero di molecole da acqua per il 99%. Quando in medicina si dice il corpo umano abbiamo bisogno di bere perché il 70% siamo costituiti da acqua, ci si riferisce al peso, ok? Al peso specifico, ma non al numero di molecole, poiché in chimica quello che conta è il numero delle molecole, noi per il 99% siamo acqua. Chiaro? Una bottiglia di acqua come quella ha il 96% come numero di molecole di acqua, tutto il resto sono sali, quindi noi siamo più acqua di quella bottiglia d'acqua, però siamo, almeno per il momento sono ancora corpo, non sono ancora disincarnata. Quella invece, se la verso, se la capovolgo, ovviamente troviamo l'acqua per terra e qua subentrano poi i campi elettromagnetici.